Allora, signori, avete per caso visto l'ultimo cinefumetto della DC Universe? Suicide Squad. Scusate l'inglese. Decisamente uno dei più attesi dell'anno. Ok, non starò qui a parlare del film. Posso dirvi che a me è piaciuto. Sì, l'ho trovato interessante. Però l'intenzione base di questo video è di sviscerare in qualche modo il rapporto che c'è tra Harley Quinn e Joker, che a quanto pare non è stato approfondito nei migliori dei modi all'interno della pellicola. Però di questo ve ne parlerà meglio il buon Victor Laszlo 88. Vai Victor! Ah, a proposito, non vi spaventate dell'illustrazione che c'è vicino a lui. L'ho messa lì per un motivo ben preciso. Capirete a fine video. Buongiorno a tutti, sono Victor Laszlo 88 e voglio ringraziare Boban per avermi ospitato per l'ennesima volta qui sul suo canale. L'argomento di oggi riguarda qualcosa che mi sta facendo salire il crimine da diverse settimane ormai. Mi riferisco al bellissimo e tenerissimo rapporto tra il Joker e Harley Quinn. Una romance delicata che qualunque ragazza sognerebbe, giusto? Niente di più sbagliato! Il rapporto tra Joker e Harley Quinn è qualcosa di malato alla base. Perché da una parte Joker è un imprevedibile pazzo psicopatico capace di qualunque crudeltà, e dall'altra Harley Quinn è un ex psichiatra che soffre di una gravissima forma di sindrome di Stoccolma. Allora, per quale motivo da qualche settimana a questa parte vedo sui social network innumerevoli post di bimbi minchia bagnate all'idea di una storia d'amore come quella tra Joker e Harley Quinn? La colpa è da attribuire a David Ayer e al suo Suicide Squad, terza pellicola del DC Extended Universe. Vorrei comunque avvisare, per amor di correttezza, tutte queste ragazzine che sognano un uomo come Joker, che ci sono delle strutture apposite che brulicano di persone che trattano le donne come lui tratta Harley Quinn. Si chiamano carceri. Senza stare a soffermarmi sull'effettiva qualità del film, tutti stavamo aspettando l'introduzione del personaggio di Joker proposto in una nuova versione interpretata da Jared Leto, attore straordinario che per via della sua peculiare verve si prestava in particolar modo a rivestire i panni di questo villain. L'apparizione del Joker, che in questo film è trattato come un personaggio secondario, è completamente legata alla sua storia d'amore con Harley Quinn, che qui è tra i protagonisti. Il problema è che David Ayer, che qui non è solo regista ma anche sceneggiatore della pellicola, ha leggerissimamente travisato il rapporto tra i due personaggi. La complessità del loro legame infatti viene quasi totalmente meno, e quando sono insieme Joker e Harley Quinn sembrano due bimbi minchia che nella loro disfunzionalità riescono a funzionare. Questa cosa non me la ricordavo esattamente così. Nella serie animata su Batman degli anni 90, ideata da Bruce Timm e Paul Dini, che fondamentalmente hanno creato il personaggio di Harley Quinn, e in quelle che sono seguite e nei fumetti, Joker compiva nei confronti di Harley una serie di cattiverie indicibili, arrivando in un episodio addirittura a buttarla giù da una finestra sfondandola perché non aveva eseguito gli ordini come lui voleva. Ma lei si autoconvinceva che la colpa fosse effettivamente sua perché non aveva ubbidito al suo pasticcino, e rimaneva tutta contenta quando lui, una volta che lei era finita in ospedale, le aveva fatto recapitare un fiore con un biglietto che riportava la frase "riprenditi presto". Al di là di questo particolare episodio, però, il Joker tende a fare qualcosa di carino per Harley per poi compiere qualcosa di veramente cattivo come picchiarla o addirittura peggio, per fare capire chi comanda fondamentalmente. Ecco, questa tendenza è stata completamente ribaltata nel film di David Ayer. Sì, è vero che nei flashback che hanno inserito per presentare il rapporto tra i due lui fa delle cose cattive verso di lei, ma quando si torna al presente lui sembra un pazzo innamorato che farebbe di tutto per poterla tenere di nuovo con sé. Da quel momento in poi il loro rapporto su un fondo di folle tenerezza che stona completamente con quello che dovrebbe essere in realtà il legame tra i due personaggi. Il loro è un amore malato, un mad love, cioè sì, della tenerezza che però è veramente e completamente malata alla base, solo che non ha nulla a che vedere con la porcheria che hanno combinato nel film. Leto in sé è stato anche bravo a interpretare Joker. Il problema è che quando lui e Harley Quinn sono insieme sembrano una sorta di nuova versione idiota e supereroistica dei fottutissimi Edward Carlin e Bella Swan. Capite che sono paragoni che bruciano l'anima? Capite che mi sono rotto il cazzo di venire letteralmente sommerso quando apro Facebook di fan art del Joker e Harley Quinn che dimorano con sotto una frase degna dei peggiori poser di Bukowski, altro personaggio che sfortunatamente è stato utilizzato in maniera a dir poco impropria dei bimbi minchia. La loro storia d'amore sarebbe stata ben trasposta se ad esempio una volta che Joker fosse riuscito a recuperare Harley Quinn le avesse tirato una pizza enorme in faccia per essersi fatta catturare, ma questo purtroppo non avviene. E per carità, lo so che hanno detto in tutte le salse che ci sono delle scene che sono state tagliate dalla versione cinematografica del film in cui Joker effettivamente faceva del male ad Harley Quinn nel modo in cui ho
appena detto, però il punto è che io con le scene tagliate francamente mi ci pulisco il culo. Se non le hanno messe nella versione che è uscita in sala è come se non esistessero, e poco mi importa se le inseriranno quando uscirà il Blu-ray, perché nei prossimi film del DC Extended Universe si riferiranno a quello che abbiamo visto sul fottutissimo grande schermo una volta che il film è uscito al cinema. La scusa che hanno usato è che il film negli Stati Uniti d'America si è beccato il rating 13, quindi era vietato ai minori di 13 anni e non hanno potuto esagerare con la violenza. Capisco la rimostranza, per l'amor del cielo, ma lo stesso non accetto che si sminchia la base un rapporto così complesso per poi banalizzarlo come hanno fatto. Avrebbero tranquillamente potuto mantenere intatto il senso di questo legame senza inserire violenza visiva. Avrebbero potuto ad esempio inserire uno stacco in cui mostravano sul muro le ombre dei due e facendo intendere che Joker schiaffeggiava le Queen. In questo modo non avrebbero mostrato lo schiaffo, ma tutti noi avremmo capito che cosa fosse successo, solo che poi sarebbero arrivate orde di finte femministe a incazzarsi perché quella è istigazione alla violenza sulle donne. Ora, qui stiamo parlando della trasposizione di un rapporto che nei fumetti è sempre stato violento, così come nei cartoni animati per bambini, e nessuno si è mai lamentato. Non stiamo parlando di istigazione alla violenza verso le donne, assolutamente no. Il problema è che siamo in un periodo in cui bisogna sempre fare polemica per ogni cosa, e quando questo va a intaccare la libertà artistica, sinceramente a me girano un po' tanti coglioni. Basti pensare a quello che è successo mesi fa con la bellissima copertina di Raphael Albuquerque che ritraeva il Joker dietro a Barbara Gordon, che le prendeva il mento con una mano e con l'altra le disegnava un sorriso insanguinato sulla faccia, e lei aveva un'espressione terrorizzata. Quella cover era un chiaro e strepitoso omaggio a The Killing Joke di Alan Moore e Brian Bolland, però purtroppo scatenò l'ira di moltissime donne e ragazze su Facebook che chiesero la rimozione del disegno, e purtroppo ecco che la DC diede ascolto a queste rimostranze che erano totalmente infondate. Fortunatamente siamo ancora in tempo, il rapporto tra Joker e Harley Quinn in Suicide Squad è stato appena accennato, e potrebbero prendere coraggio e svilupparlo nella maniera giusta finalmente nei prossimi film di DC Extended Universe. Spero che tirino fuori le palle, perché porca di quella puttana, in questi casi ce n'è bisogno. La mia sola paura è che facciano infatuare Harley Quinn di Deadshot, come accade nei fumetti, che quindi lui e Joker diventino rivali alla maniera di Edward e Jacob di Twilight. È una cosa che io sinceramente non potrei sopportare. Quindi io ringrazio ancora una volta Boban Peso per avermi permesso di esprimere il mio dissenso e di sfogarmi qui sul suo canale. Io ho sperato troppo. Noi, se volete, ci vediamo al prossimo Movie Blog. Ciao a tutti. Ringraziamo Victor Lazo 88 per aver chiarito questa situazione che stava un pochino degenerando sui social. Tutto il tempo avete ascoltato le sue parole e osservato il mio disegno, giusto? Facciamo una cosa folle. Prendiamo questi due personaggi e buttiamoli nel mondo di uno scrittore melenso. Avete presente quello da Casalinghe? Che scrive romanzi da regalare poi per Natale alle vostre mamme che sono alle porte della menopausa, capite? Il tipico scrittore diabetico, perché per i social la visione di Joker e Harley è questa. Scusate. Vai. Smettere di disegnare queste stronzate.